sappiamo che questo manicomio è stato un manicomio particolarmente felice, se così si può definire. Io vorrei, se possibile, che qualcuno si palesi, che qualcuno, se c'è qualcuno che ci sta ascoltando, che ci parli o che ci faccia un rumore. Comunque prima con la voce lì di uomo l'ho sentita anche. L'ho sentita. Andiamo a verificare, perché magari è un EVP, eh? Cioè ci può stare. Sì, anche perché per adesso, cioè siamo solo noi qua dentro almeno. No, no, non c'è nessuno. Questo è appurato. Ieri abbiamo visto qualcuno che faceva su e giù, ma penso sì. Urbex o comunque sì. Stranieri che venivano a fare delle sì. foto. Ma tra l'altro ieri siamo arrivati fin qua e non abbiamo concluso un tubo perché c'era troppa gente intorno e non ci piace. No, abbiamo preferito lasciar perdere. Yes. Ci sono ancora i matti qui? Ora ho sentito sì. Ah, però c'è parlate. È un continuo, cioè ti rispondo. Ok, c'è qualcuno che può rispondere alle mie domande? Non abbiate paura, non vi facciamo niente. Stiamo cercando chi viveva in questo manicomio. Opla! Ciao! Ui, brividi. Qua è cambiata la temperatura però, eh. Vieni vicino. Lo senti? Sì. Vieni pure vicino a me. Al rosso, te l'ha portato, l'ha fatto suonare. Cosa c'è qui dentro? Posso entrare? E come ti sei avvicinata lì? Entravi in direzione lì e hai iniziato a suonare. Solitudine. Volevi portarmi qui? Mi è venuta una pelle d'oca. Anch'io ce l'ho. Ti sei sentito solo nella tua vita? Puoi anche comunicare tramite un rumore. Hai sentito? Un urlo? Ah! Bravissimo, bravissimo! Bravo, vieni, vieni vicino, non avere paura. Lo sento, cioè, ho i brividi. È qua, ma si sente proprio, si percepisce a pelle. Mi hai portato qua per farmi capire che ti sentivi solo? Tu eri uno dei pazienti che lavorava qui? Però... sai che è strana sta stanza? Cioè, nel senso, una stanzone così, un'area comune o... perché poi vedi che c'è quella... ha brillato, fino al verde, eh? Però vedi che c'è quella struttura lì? È un lavatoio, vedi? No, sembra tipo una cucina. Non lo so. Sai dirmi cos'era questa stanza? Era il teatro? Botto. Non lo sentivo. Senti ancora. Sai dirmi il tuo nome? Io ho uno strumento con cui posso parlare con te. Hai capito? Assurdo? Ho varcato la stanza e lì c'è scritto solitudine. Davvero? No. Noi proseguiamo, eh? Ma c'è uscita? Passavi molto tempo in questa stanza? Senti solo? Oh! Rumori nell'altra stanza davanti a noi. C'è qualcuno insieme a te o sei da solo? Ci sono delle altre persone? Che succede? Non metteva più a fuoco. Comunque ho sentito un... che aria calda. Ho sentito un rumore da lì. Prima. Bravi. Continuate a interagire con noi. Noi siamo qui perché vogliamo raccontare la vostra storia.
ti avvicini, più lo strumento che io ho in mano brillerà. Puoi avvicinarti? Mi ha fatto un picco rosso. Sì? Sono riuscita a riprendere. Guarda qua, rabbia. Rabbia. C'è qualcuno arrabbiato? C'è qualcuno che è arrabbiato? Questo è un medico. Segnali Morse. Sì. Vuoi dirci qualcosa in particolare? Però aspetta, mica tanto Morse perché botta risposta. Bravo! Sei capace di farmelo suonare più a lungo? Avvicinati a quell'antennina, toccala. Toccala. Tocca l'antenna. Hai visto? Tanto è uno strumento che non ti fa del male, anzi. Puoi venire vicino a me se vuoi. Guarda, ti faccio un posto. Ci stai? Vieni pure accanto a me. C'è qualcosa che possiamo fare per aiutarti? Destra. Finito. Prova a rimetterti lì. No. Ci sei ancora? Bene, proseguiamo il nostro giro allora. Strano, eh? Abbiamo già fatto un bel incontro, due forse. Oplai! Ma perché fa così? Non so. Cioè, è come se si avvicina e si allontana. Che? Fa quattro. Quattro! Cinque. Cinque. Stai contando? No, è impossibile. Li contate? 5. Sono 5 ancora, ma come, cosa vuol dire? Puoi rifarlo 5 volte? Sto scioccata. Bravo, grazie mille. Ma come è possibile? Grazie per questa testimonianza. Questa porca è una miseria. Testimonianza per 5 volte. Al comando, eh. Basica. Puoi farlo per 6? Riesci? Per favore? Sei ancora qui? Cinque. Ma è successo qualcosa? Sempre 5 ne fa. Ma perché? È il giorno in cui sei morto? Era il 5? O è il giorno in cui sei stato ricoverato qui? E se fossero gli anni? Sei un bimbo? Avevi 5 anni? Oh, oh, oh. Avevi 5 anni? Sei un bambino? Guarda lì! Ecco perché 5, 5. Magari non è in grado di contare fino a 6. Perché era piccolo. Beh, un bambino di 5 anni sì, sa contare. Sì, fino a 5. Ma a quelli del giorno d'oggi. Possiamo ancora restare brillato qui questa notte? Questi sono codici però, Sì, ne? Cioè, veramente non so cosa dire. Bello. Continua, situazione. Continua. Vieni più vicino a me. Non ti faccio niente, dai. Più ti avvicini, più io posso sentirti e parlare con te. Ti va di parlare? Allora, c'è un problema. Sì? La videocamera mia, sì? Dal display, sì? Mi è uscito il simbolo della temperatura.
Mi si è acceso il simbolo della temperatura Ah già, gialla, quindi rileva il campo. gialla, però adesso non mi sta dicendo. Opla. Ok, la temperatura sta salendo. Ok. Perché a riprova, guarda, te lo faccio anche Sì, vedere. qua brilla, Lo vedi? Ok, scusami Emma. lo Qua vedi? a rosso. Eccolo lì, è vero, aspetta che mettiamo a fuoco un E mi secondo. dà. È andato via, cavolo. Qua, cioè. Ok, Comunque esce col quadratino. va bene, Quel abbiamo. quadratino lì. Ci sono delle anomalie. Quadratino giallo. E mi dà o freccia in su se cambia In in alto, alto o se cambia in ok, basso. bene, continuiamo. Perché mi sa che ho disattivato qualcosa e l'altra volta mi dava proprio i gradi. Ancora cambia. È uscito ancora. Wow. Possiamo entrare qui? Ok, Guarda, guarda che ti brilla. Ne ha date due? sì, io entro. Facciamo una cosa. E la tua camera? Oh, però vedi una cosa. Forse sono arrivato a pensare a una cosa e ti spiego. E se vedi che tu adesso le hai fatto la domanda, giusto? E te l'ha fatto due volte. Magari due volte sì, e E 5 no? cinque no. Di chi è questa stanza? Ci viveva qualcuno qui? C'era qualcuno? Qualcuno dormiva in questa camera? Può essere no, magari due sì e quattro no. Non lo so. Non riesco a capire. Cambio di temperatura. Proseguiamo. Prima struttura, l'abbiamo vista tutta. Abbiamo avuto anche dei riscontri molto Anche interessanti. molto strani perché Sì, quel codice particolari. Morse lì che faceva e quei colpi di Vero? 5. Particolari. Molto bella, molto bella. Adesso andiamo nel prossimo padiglione. Ovviamente vi portiamo con noi. Andiamo. Siamo nel secondo padiglione. Non ve lo facciamo vedere da fuori perché c'è solo vegetazione e È si stato vede difficile entrarci, ecco. davvero ben poco. Si vede davvero ben poco. È mangiato dalla vegetazione. Siamo arrivati. Abbiamo già visto qualcosa che ho Inquietante fatto un allora. salto alto così, ragazzi. Un Lo po' inquietantello. facciamo vedere? Dai, ti Dai. seguo. Praticamente Veronica è arrivata qua, si è girata e si è trovata davanti quello lì, che Un tizio. in realtà non è un tizio, ma. Vabbè. Però lo spavento se l'è preso, diciamo. Buongiorno. Pipi? Volevo dire che per tutto il paese questi maglioni sono davvero ovunque e ve lo giuro che fanno un certo O effetto. meglio, puntualizziamo, se a Una parer parte. nostro i manichini facevano parte del complesso e sono stati poi portati all'esterno da mettere fuori, Esattamente. perché. Beh, ragazzi, sono inquietanti e se questo tizio avesse avuto una testa, credo che sarei scappata perché davvero se tu Sembra guardi vero. la gamba in giù sembra vero. Non so se i vestiti con cui hai fatto siano veri o I meno. vestiti, sì. Sì? Toccali. Fa un po' schifo. Hai ansia? Adesso ti afferra. Adesso ti afferra. Mentre lo Mi senti. sono fatto Toh! male, Con le braccia ti afferra. cioè. No, no, no. No, no, va bene così. Sono veri. Sono veri? Veri. Chi
Chissà perché. E duri come non so cosa. Chissà, sono fatti in gesso. I vestiti? No. No, sopra. No, no, io dico i vestiti. Sono durissimi. Perché sono vecchi. Il tempo, certo. Si infeltriscono, quello, quell'altro, si è capito? Certo. Boh, proseguiamo nella visita. Questo che cos'è? Ah, guarda! No, questo è un... è la lavagna. Vero? Sì. Una lavagna di quelle che potevi spostare. Vedi che c'ha le rotelle? Anche qua una cattedra. Prigionia. Mobili ammassati. Qui cosa c'è? Madonna, e qua che cavolo è successo? L'hanno sradicato dal muro. Il lavandino è tutto storto, sradicato. Anche qua ci sono quelle vasche piccoline, ho visto. Sì. Qualche anima qui. Anche tu mi fai un sacco di ansia. Sono girata anche questa, non la trovo già così. Bella. Una vecchia sedia. Eh già. Papà, facciamo un'attenzione particolare. Particolare qui, Anche di notte. Questo cos'era? Sì, non lo so. Mi dà l'idea dei panni, una lavanderia? No, sai mai cosa sembra? Mm-hmm. È un freezer. Guarda, di qua c'è il motore del refrigeratore. O comunque una roba del simile, un frigo comunque. Sì, è un bancone da bar, guarda. RF per il momento zero. Ok. Quindi qua nulla, eh? Zero. Ho provato a fare delle domande, non ho avuto alcuna risposta. Guarda, qua c'è una vecchia stufa. Oh, che figo! Se riesco a accedere... Ah, c'è qualcosa qua. Guarda qua. Che cos'è? La... locale caldaio. Brava, sì, non mi veniva la parola. Madonna, che caldaione. Proviamo a vedere come è messo sotto. Sì, ma c'è l'aperto. Sì. Ci fidiamo, le scale sicuramente sono stabili. Sì, ti facciamo così, percorriamo le scale. Sì, vediamo come... vediamo come è messo sopra nel caso... Quello che mi preoccupa è quello. Non accediamo. Che sta per cadere, però credo che... è caduto. Dai, si cade anche a me. Dai, siamo proprio così sfigati. Brilla! Sì, quando tu hai saltato... No, no, non farlo, perché era vuoto sotto, eh? Sì, c'aveva una soletta andata. Sei qui? C'è qualcuno? Oh! C'è qualcuno? Sei un paziente? Come di là? Basta. Sei un paziente? Rispondimi. Non ci credo, 5 ne ha fatti. Vorrei che fosse una... una? Coincidenza. Come una coincidenza? È per capire però, scusami. Devo capire cos'è, se è un problema di... Adesso rimettilo com'era. E ho settato perfetto. L'avevo già chiuso prima. Dai, non è possibile. No. Che faccia uguale a lì là. Cioè, è possibile che la stessa entità ci ha seguito? Non so. Presunta entità. Camminiamo veramente... Ma senti, ma c'è qualche problema?
rumore, ho sentito un passo tipo. Ecco. C'è qualche problema? No. Ok. Camminiamo veramente cauti qua, eh. Sì. Comunque mi sembrano tutte vuote queste stanze. Vuota. Qua ci sono i bagni. Ci sei ancora? Vedi che è strano? Qua c'è due tipi di vasche, quindi allora quelle lì sono per i bambini. Cioè, scusa, a sto punto. Può essere. C'erano bambini qui? Sì, brilla. Era tuo questo letto? Ne avevi uno uguale? Guarda. Ti piaceva stare in questa camera? Eri da solo? Cinque. Le ho contate? Non sto capendo un cacchio. Detto proprio. Ma c'è qualcosa che vuoi dirci? Vuoi parlarci di qualcosa? Sei andato via? Che padiglione è questo? Boh, andiamo a vedere nell'altro. Nell'altra parte. No, neanche a me, sai? Valutiamo anche. Per la notturna. Magari rimaniamo solo al piano sotto. Ci converrà. Non voglio farla a fine di Giulia. Ecco. Qualunque cosa fosse. A parer mio stasera ci conviene rimanere giù, non salire, però poi vediamo. Bene, ragazzi, vi lasciamo, ci vediamo tra qualche ora qui.